Con orgoglio oggi presentiamo Next Stop in Lombardia, un viaggio lungo 10.000 km che attraverserà l'Europa. Dall'Austria, poi andrà in Germania, arriverà in Gran Bretagna e tornerà sulla Francia per tornare a Milano. 10.000 km di interazioni digitali all'interno di un bus estremamente tecnologico per far conoscere Regione Lombardia in ogni dove, in ogni piazza d'Europa il cittadino, cioè il turista, potrà avvicinarlo e conoscere ed entrare a far parte di un'esperienza che lo emozionerà e lo porterà nel nostro territorio. Regione Lombardia è la regione più importante d'Italia, ha 11 siti UNESCO e anche Leonardo da Vinci 500 anni fa scelse di passare la sua vita e di lasciarci delle impronte importantissime. Quindi posso dirvi un bus digitale tra tradizione e innovazione. Infatti sulle porte del bus, sui fianchi, vediamo le nostre montagne di cui vado molto fiera. Da campionessa del mondo di sci naturalmente promuovo e spero tanto che la candidatura lombardo-veneta possa essere vincente. Le nostre Alpi, non ho nulla da invidiare alle Dolomiti, ma pertanto sarà sicuramente una competizione meravigliosa in vista di questa, speriamo, candidatura olimpica. È chiaro che per aumentare il flusso di turisti in Lombardia bisogna andare a prenderli, fare dell'incoming attraverso i paesi esteri. Considerando che il 55% dei turisti che vengono giù in Lombardia sono stranieri, abbiamo pensato che questo tipo di informazione, di questo bus digitale, possa essere un'azione molto importante di promozione di marketing territoriale supportata dagli enti territoriali, dove all'interno, oltre alle grandi città, oltre al patrimonio artistico inestimabile che abbiamo, possiamo conoscere le nostre montagne e i nostri laghi. E chi ci sarà su questo bus? Ci saranno delle persone che affiancheranno i turisti che accederanno per poter vivere in modo virtuale Regione Lombardia.